Soddisfazione viene espressa dagli architetti agrigentini per l'approvazione in giunta regionale del disegno di legge per il recepimento del decreto salva casa. Il presidente Lamendola afferma che è un buon disegno di legge che, se perfezionato con un paio di emendamenti, potrebbe superare una serie di criticità della norma nazionale, promuovendo concretamente la rigenerazione del costruito. È un passo importante per allineare la normativa regionale al cosiddetto decreto salva casa convertito in legge, norma nazionale che promuove la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente. Il presidente dell'Ordine degli Architetti Agrigento Lamendola esprime quindi la propria soddisfazione per l'avvenuta approvazione del disegno di legge redatto dall'assessore al territorio e ambiente della Regione Siciliana Giusy Savarino per il recepimento della norma nazionale che lo scorso 27 settembre era stato al centro del dibattito alimentato dal convegno organizzato sul tema dell'Ordine degli Architetti in partnership con il Sole 24 Ore, l'ANCE e il Sistema Ordinistico delle Professioni Tecniche. Adesso, continua il Presidente Lamendola, aspettiamo il passaggio in quarta commissione all'Assemblea regionale siciliana, dove unitamente alla rete delle professioni tecniche presenteremo un paio di emendamenti finalizzati a garantire il superamento di alcune criticità della norma nazionale e una ulteriore semplificazione delle procedure. Tra le criticità da superare, ricordiamo la necessità di svincolare le cosiddette tolleranze costruttive ed adempimenti che appesantirebbero i procedimenti amministrativi, garantire per le stesse tolleranze il regime paesaggistico semplificato di cui all'articolo 2. Tutto ciò conclude Lamendola nella consapevolezza che, se vogliamo rigenerare concretamente il costruito, abbiamo bisogno di strumenti normativi che rendano più semplici e più convenienti per i cittadini gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente rispetto a interventi invasivi che impongono un nuovo consumo di suolo.